Con 3.167 giorni di servizio da garante della Costituzione, Sergio Mattarella, 82 anni, è l'inquilino del Colle più longevo nella storia della Repubblica. Batte infatti il record che è stato finora di Giorgio Napolitano, rimasto nelle stanze del Fu Palazzo dei Papi per 3.166 giorni. Un record che arriva dopo la seconda rielezione, giunta inaspettata il 22 gennaio 2022, quando ormai l'ex presidente pensava già ad una vita più tranquilla rispetto a quella di un capo di Stato. È per me una nuova chiamata in attesa alla responsabilità, alla quale tuttavia non posso e non ho inteso sottrarmi. Queste attese sarebbero state fortemente compromesse dal prolungarsi di uno stato di profonda incertezza politica e di tensioni, le cui conseguenze avrebbero potuto mettere a rischio anche risorse decisive e le prospettive di rilancio del Paese, impegnato a uscire da una condizione di gravi difficoltà. Leggo questa consapevolezza nel voto del Parlamento che ha concluso i giorni travagliati della scorsa settimana. Travagliati per tutti. Anche per me. La consapevolezza delle difficoltà del Paese, disse nel suo discorso di insediamento il 3 febbraio 2022, furono i motivi del suo sì. Un rinnovato impegno che seguiva un primo settennato segnato dalla più grande crisi sanitaria del pianeta, che aveva ricordato in quello che pensava sarebbe stato il suo saluto al Paese in occasione del discorso di fine anno. Sono stati 7 anni impegnativi, complessi, densi di emozioni. Mi tornano in mente i momenti più felici, ma anche giorni drammatici, quelli in cui sembravano prevalere le difficoltà e le sofferenze. Non poteva immaginare allora che anche il secondo mandato avrebbe vissuto una crisi internazionale senza precedenti, che avrebbe minato le radici stesse dell'Europa. Una guerra che rende il suo sì ancora più pesante da portare.